In centinaia, fra ammiratori e volti noti, hanno dato l'ultimo saluto a Umberto Eco. Tra le tante parole commosse sono arrivate anche quelle del nipote, Emanuele, che ha ricordato Umberto Eco nelle vesti di nonno. Volevo fare una lista di tutte le cose che aveva fatto insieme in questi 15 anni. Tante volte mi è stato chiesto cosa mi provasse ad avere un nonno così. Averti come nonno mi ha riempito di orgoglio. Presente alla cerimonia anche Roberto Benigni, accompagnato dalla moglie Nicoletta Braschi. Peccato che non ci sia più, perché di persone come lui ce n'è più bisogno sulla terra che in cielo. Più dettagliato, l'intervento di Elisabetta Sgarbi, che con il suo look colorato e le sue parole per promuovere il libro non è passata inosservata dagli utenti dei social che l'hanno attaccata per questo. La sorella di Vittorio Sgarbi, durante il funerale, ha dichiarato: «Ci teneva a dire che la nave di Teseo fosse una casa editrice fondata da lui, ma non su di lui. Voleva essere un autore, ma sapevamo bene che era più di un autore». Eco amava la Bompiani e per rimanere fedele alla Bompiani, a se stesso e a Maria Andreose, aveva fondato la nave di Teseo. Queste le parole di Elisabetta Sgarbi e questi sono anche i commenti degli utenti sui social. Quindi è mancato poco che Elisabetta Sgarbi non mettesse una bancarella con il libro di Umberto Eco da vendere al suo funerale. E ancora, sgraziata operazione commerciale di Elisabetta Sgarbi, parrebbe, promozione libro edizione della nave Teseo al funerale di Eco, ma... hanno scritto alcuni autori sui social dimostrando non aver apprezzato il comportamento della Sgarbi.